Ciao a tutti amici di extremeordre.com, sono Ivan e benvenuti a questo nuovo unboxing. Oggi vedremo il nuovo mouse di casa SteelSeries, si tratta del Rival, un prodotto che è molto interessante perché è caratterizzato dalla presenza del nuovo sensore a vago ottico da 6500 CPI, come possiamo vedere nella parte laterale. Vediamo subito la confezione. Intanto abbiamo una confezione classica, nella parte frontale è raffigurato il mouse, il nome del prodotto, mentre nella parte laterale destra abbiamo appunto le informazioni tecniche, ovvero che si tratta di un mouse ottico da 6500 CPI, nuovi switch da 30 milioni di clicks garantiti, 1 millisecondo di tempo di risposta, 200 pollici per secondo la velocità massima e 50G l'accelerazione massima. Nella parte posteriore sono indicate alcune informazioni di natura tecnica, possiamo vedere che è ovviamente possibile configurare il LED posto sul dorso o sullo scroll a 16,8 milioni di colori ovviamente, e poi ci sono alcune informazioni più generiche, più estese, sulla presenza appunto di un nuovo sensore ottico, sul comfort e l'ergonomia del mouse, la possibilità di una configurazione molto avanzata e ovviamente del nuovo software SteelSeries Engine 3 che accompagna questo prodotto. La confezione si apre a libro come sempre, ormai siamo abituati a vedere questo tipo di confezione, però qui abbiamo un'informazione interessante. Infatti, come vedremo dopo, la parte posteriore del mouse presenta, se si riesce a vedere, un inserto che è removibile. SteelSeries permette di scaricare i profili, diciamo, per stampare il proprio inserto con una stampante 3D e quindi personalizzare il mouse in questo senso. Apriamo la confezione. Allora, togliamo il sigillo nella parte superiore, dove c'è, ecco qui, ok, e andiamo a vedere cosa troviamo dentro questa confezione qui. Allora, all'interno della confezione è arancione, come che riprende un pochino i colori di questo prodotto. Andiamo ad estrarre, sempre se ci riusciamo, il prodotto stesso. Non viene fuori. Ecco qua, sono incastrato. Eccolo qua. Allora, vediamo un attimino cosa contiene la confezione. Direi che contiene sostanzialmente il mouse e basta. Sì, ok. Sostanzialmente la confezione contiene unicamente il mouse accompagnato dall'inserto posteriore sostitutivo, che cerchiamo di vedere, eccolo qui, che porta il marchio SteelSeries anziché il nome Rival come è presente in questo qua già preinserito. Vediamo il mouse. Il mouse ha una forma particolare, come potete osservare dal video, se si riesce, sì. È molto allungato, ma si allarga nella parte posteriore in modo ergonomico. Lateralmente abbiamo degli inserti in gomma, molto con un profilo molto marcato. Vediamo un attimino se si riesce ad apprezzare. Ecco qui, questo dovrei vedere. Molto ruvidi al tatto, mentre il corpo è realizzato in plastica soft touch. Abbiamo uno scroll poco pronunciato, come potete vedere, abbastanza nel profilo del mouse, realizzato in gomma, un pulsante nella parte superiore che può essere utilizzato per configurare, ad esempio, che può essere configurato per cambiare i profili, ad esempio, e poi nella parte inferiore quattro mouse feet e al centro il nuovo sensore da 6500 DPI o CPI, come dice SteelSeries. I switch sono di una nuova tipologia, così in prima impressione non sembrano particolarmente diversi rispetto a quelli presenti su tutti gli altri mouse. Lo scroll ha i scatti poco marcati, abbastanza ravvicinati, non è particolarmente rumoroso, e poi nel lato destro del mouse troviamo i due pulsanti configurabili per l'utilizzo da utilizzare col pollice. L'inserto è in gomma, eccolo qui, l'abbiamo tolto, vediamo la sede. Si tratta di un inserto semplicissimo, senza nessun tipo di gancio, si inserisce e per attrito semplicemente rimane all'interno della sede. Il cavo non è in trecce di tessuto, ma bensì in gomma, con un connettore non placcato oro. Per quanto riguarda il software, ovviamente lo vedremo nel corso della recensione che caricheremo sul nostro portale. Per quanto riguarda le performance del mouse e del nuovo sensore, anche lì ne parleremo approfonditamente durante la recensione. Ci saranno maggiori foto, maggiori dettagli, quindi continuate a seguirci. Un saluto da parte dello staff.